livellato di fronte per il secondo posto nel girone di seconda categoria, Fontanellatese, e Mezzani appaiate appunto in seconda posizione quando mancano 3 turni alla fine, dopo questo solamente 2. Fontanellatese in maglia biancorossa tradizionale per il Mezzani, anche in questo caso divisa blu con inserti bianchi. Subito pericoloso, migliore in campo Cardinali, che appoggia un bel pallone per Rizzo, la conclusione dopo soli 3 minuti si stampa sul palo con il portiere Parri che sembrava battuto. La punizione di Quintavalla, buona la sua prova, la respinta incerta in 2 tempi da parte del portiere Bozzetti, poi Dogbedan, l'azione prosegue con questo inserimento provato da Azzali, palla ancora sui piedi di Dogbedan, salta praticamente tutta la difesa della Fontanellatese, poi la conclusione, palla fuori non di molto, ma ottima la chance per il pareggio del Mezzani. Il grandissimo gol dai 30 metri di Cardinali, che pesca il portiere Farri fuori dai pali, conclusione di collo esterno che non lascia scampo al portiere del Mezzani. 1-0 dunque Fontanellatese, ancora Rizzo scatenato, mettendo un gran pallone per il colpo di testa di Spoggi sul secondo palo, ottima la risposta di Farri. Ancora lo scambio tra i 2 avanti della Fontanellatese, Losca e Cardinali, ottima l'uscita in questo caso di Farri che sventa il pericolo. Primo tempo che si chiude con i padroni in casa in vantaggio per 1-0, ma il Mezzani ha risposto colpo su colpo e la ripresa subito all'ottavo, il gol di Villani che mette definitivamente in discesa la partita della Fontanellatese, gol del difensore esterno porta il risultato sul 2-0. Farri non riesce ad arrivarsi, tutta l'esultanza dei giocatori delle Fontanellatese che vedono il traguardo, poi Dogbedan che salta un avversario, anche in questo caso buona la sua prova, la palla messa dentro per Lambertini che viene atterrato da un difensore, calcio di rigore assegnato dal direttore di gara, sembra arrivarci Bozzetti sulla conclusione provata da Quintavalla che però mette dentro per il gol del 2-1. C'è ancora speranza per il Mezzani con questo cross di Tedeschi per il colpo di testa di Quintavalla, sembra appare ma è fuori gioco e anche abbastanza evidente del centravanti del Mezzani. Finisce 2-1. Fabrizio, allenatore Mezzani Calcio, oggi 90 minuti di battaglia, risultato secondo lei? Ma il risultato alla fine è, sono riusciti a far gol e chi fa gol poi loro sono più concreti, tutto il campionato sono più concreti, andiamo a vedere la media gol loro sono davanti a noi di 20 gol. Noi oggi però i primi 20 minuti è lì che il limite nostro, che per questo veramente faremo fatica ad andare su, quando in mano 20 minuti la squadra come abbiamo avuto in mano noi, in quei 20 minuti lì da fare gol, perché lì li abbiamo avuti, erano lì in difficoltà e non siamo riusciti a fare gol. Poi dopo è partita un po' tirata, questo qui fa un gran gol, perché questo ha fatto un gran gol, dopo diciamo che loro hanno un tasso tecnico lì avanti maggiore, sono stati bravi, poi hanno gestito, dopo noi nonostante in 10 abbiamo un po' attaccato ma facendo fatica. Perardi Stefano, allenatore Fontanellatese Calcio, 90 minuti di battaglia, cosa ne pensi della partita oggi? Penso che è stata una partita molto equilibrata, dove gli episodi l'hanno decisa, secondo me sono partiti molto meglio loro, noi abbiamo fatto gol nel momento forse peggiore nostro, da lì è cambiata la partita, da lì abbiamo cominciato a giocare discretamente e poi sul 2-0 invece abbiamo smesso di giocare, da lì è uscito il Mezzani che secondo me è un'ottima squadra, anche col discorso del fatto che noi siamo ritrovati in 10 per mezz'ora, quindi è stata faticosa, però l'abbiamo portata a termine. L'unica cosa è che adesso il campionato non è finito sicuramente, sono 2 giornate, saranno altre 2 battaglie.